L'Associazione Culturale Francesco Lobue, RBE e RBE TV ed è nostra hanno avviato una partnership. Lo abbiamo fatto con convinzione e ci siamo impegnati a informare i nostri ascoltatori e telespettatori della possibilità di affidarsi a un fornitore elettrico cooperativo che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine, come è nostra. Kilowatt Talk, l'approfondimento di RBE TV su energia e sostenibilità. Interviste, servizi e approfondimenti per mettere a fuoco la transizione energetica. Kilowatt Talk, una produzione RBE TV con Vibes Video Backwit Studio in collaborazione con È Nostra. Sono uno dei simboli più noti dei Paesi Bassi, tanto da attirare grandi quantità di turisti ogni anno per vederli svettare tra i campi di tulipani. E sono anche i memorabili antagonisti di Don Chisciotte, scambiati dall'eroe improbabile per giganti da sconfiggere nel romanzo che ha fatto la storia della letteratura. Ma i mulini a vento risalgono a molto prima del 1600, quando Cervantes pubblicò il suo classico, e anche quelli che visitiamo nel Nord Europa sono piuttosto giovani. Le testimonianze più antiche di questo tipo di strumento risalgono a quasi 3.000 anni fa. Parliamo dei mulini a vento, qualcosa di lontano, almeno visivamente, dalle turbine eoliche. Ma il concetto alla base è lo stesso, usare il vento come fonte di energia. Nell'era dei combustibili fossili questa pratica è stata accantonata, ma ormai da diversi anni sta tornando in primo piano, tra i protagonisti della transizione energetica. Per il clima italiano la combinazione tra energia eolica, maggiore nei mesi invernali, e solare, più abbondante in quelli estivi, sembra la strada migliore per seguire un sistema solido e lasciarsi dietro petrolio, gas e carbone. Questa è la terza puntata di Kilowatt Talk, la trasmissione di RBE TV su energia e sostenibilità, realizzata in collaborazione con È Nostra. L'energia eolica è l'energia del vento e degli eventi atmosferici, cioè l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. La forza del vento è in grado di attivare le eliche delle pale eoliche, mettendo in moto una turbina e utilizzando l'energia cinetica prodotta dall'aria in movimento. Per questo l'installazione deve avvenire in un luogo adeguato e sufficientemente ventilato. Gli impianti eolici si dividono in offshore, cioè posizionati in mare, e onshore, su rilievi collinari o zone montuose. La scelta del giusto sito è un processo lungo e laborioso. Prima di tutto dei vincoli che l'area ha, a cui è sottoposta. E quindi la fattibilità o meno del progetto dipende da questo. Poi c'è bisogno di capire innanzitutto se c'è il vento, perché è la condizione sine qua non. E non ultimo si parla di viabilità, perché devi sapere che cosa, quali opere devi fare per poter trasportare la macchina che tu hai progettato di portare sul sito. Si sta parlando sempre di pezzi molto ingombranti, lunghi e pesanti, quindi bisogna considerare anche questo. E anche qui molto importante di nuovo è la presenza di una linea elettrica che supporti l'energia che deve essere trasportata e portata nelle case degli utilizzatori o nelle fabbriche. Alla fine del 2021 risultano installati in Italia 5.731 impianti eolici. La potenza eolica complessivamente installata nel paese è pari a 12,33 gigawatt e nel 2023 ha coperto il 7,6% della domanda elettrica del paese. Tra le energie rinnovabili, l'eolico ha generato il 20,7% di energia. Negli anni recenti si è osservato un rapido sviluppo del comparto eolico in Italia.
Nel 2007 gli impianti installati erano 203, con una potenza pari a 2,7 gigawatt, mentre alla fine del 2021 il parco nazionale risulta composto da 5.731 impianti, con potenza pari a 11,2 gigawatt. Dal 2017 si riscontra però una frenata nell'installazione di nuovi impianti. Siamo passati da 5.579 impianti a 5.731 a fine 2021. Un aumento di soli 152 nuovi impianti, anche se le potenzialità dell'eolico sono molto alte. L'eolico e fotovoltaico effettivamente hanno ancora grandissimi margini di miglioramento e chiaramente sono due fonti che forse dovranno essere sviluppate entrambe, perché il fotovoltaico è molto più prevedibile, perché ha una curva di profilo giornaliero, chiaramente qual è il contro, che produce più d'estate che d'inverno e quindi mal si sposa con i fabbisogni dei consumatori che invece sono più in inverno che in estate. Quindi bisogna trovare comunque delle alternative, cioè delle complementarietà rispetto al fotovoltaico, e quindi l'eolico sicuramente aiuta, perché l'eolico invece è mediamente più produttivo nei mesi invernali, quando c'è cattivo tempo, e quindi proprio è complementare al fotovoltaico. Quindi le due in realtà sono proprio ben sviluppabili insieme. Probabilmente è più facile sviluppare il fotovoltaico, perché comunque le superfici sono di più. L'eolico, a parità di potenza installata, chiaramente ha più producibilità, quindi puoi dedicare più sforzo per cercare di fare più produzione da un singolo sito. Ecco, quindi indicativamente un eolico a parità di potenza installata produce il doppio di un fotovoltaico. Quindi è un bilanciamento di queste due esigenze. Da un lato è più facile realizzare il fotovoltaico, ma non copre perfettamente i consumi dei consumatori di nostra. Dall'altro l'eolico ha tempi di sviluppo molto più lunghi, competenze tecniche anche più difficili da reperire sul mercato, e però ha una capacità, diciamo, di producibilità che è superiore a quella del fotovoltaico. Quindi chiaramente sono due fonti non in competizione, non lo vedrei in competizione, ma in complementari. Allora cominciamo ad addentrarci in una delle due colonne portanti, le due colonne principali della produzione di energia da rinnovabili. Non sono le uniche, ma insomma sono quelle centrali all'interno del nostro discorso, ovvero l'energia eolica. Chiaramente presenta insomma alcune particolarità, bisogna capire insomma bene dove posizionare gli impianti, come progettare il tutto anche rispetto al territorio nella sua interezza. Tante questioni da affrontare, lo facciamo con Marco Giusti, direttore ingegneria e innovazione per AGSM AIM. Buongiorno intanto. Buongiorno Alessio, molto piacere, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, un discorso molto generale che possiamo fare rispetto all'Italia in termini di produzione di energia rinnovabile a grandi linee è che il solare ci aiuta particolarmente nelle stagioni più calde, l'eolico ci aiuta di più nelle stagioni un po' più fredde. Non so se si possa andare un po' più nel dettaglio da questo punto di vista e provare magari anche a ragionare dei luoghi, insomma, a livello di territorio italiano dove possiamo pensare particolarmente l'eolico. Sì, Alessio, sei partito proprio dal punto centrale, il mix tecnologico. Per arrivare a emissioni zero dobbiamo abbandonare completamente l'utilizzo dei combustibili fossili, quindi sia del gas che della benzina, che del carbone, che di quant'altro. Non è semplice, si può fare, assolutamente le tecnologie ci sono tutte, però vanno usate in maniera accurata. Quindi il mix energetico è una di queste. Come in un mix di alimentazione, come negli ingredienti di fare una torta, ci sono dei precisi rapporti all'interno dei quali stare per riuscire a fornire energia elettrica lungo tutto il corso dell'anno. Quindi un mix tra eolico e fotovoltaico che in generale deve avvicinarsi a essere 50-50. L'Italia è più vocata per il sole che non per l'eolico, quindi potremmo spingerci a un 60-40 a favore del fotovoltaico, curando molto attentamente gli scambi con l'estero, in particolare col nord dell'Europa, che invece è più vocata all'eolico e quindi potrà darci un pochino della loro energia d'inverno in cambio di un po' della nostra energia estiva. Il dove segue la stessa logica, dobbiamo metterle lungo tutta la penisola. Non possiamo pensare di concentrarla in un solo punto, tipicamente nel sud Italia, che è più vocato su entrambe le fonti, per due motivi. Primo, perché dovremmo
spendere enormemente per infrastrutturare le linee di trasmissione per portare tanta energia al nord Italia. Questo in parte già lo sta facendo Terna, ma ci sono comunque dei limiti, sia in termini economici che in termini di impatto. Quindi è fondamentale che sia l'eolico e il fotovoltaico siano distribuiti in maniera, non dico uniforme, ma il meno disuniforme possibile lungo la penisola. In nord Italia sono concentrati, lo sappiamo, gli impianti idroelettrici, in sud Italia saranno un po' più concentrati gli impianti eolici, e fotovoltaico dovremmo farlo dappertutto, benché sia un po' più produttivo in sud Italia, dovremmo fare un mix lungo tutta la penisola. Anche l'eolico è importante che un po' sia distribuito, perché lo sapete bene, ci sono i momenti senza vento, o almeno questa è la vulgata. La realtà è che il vento c'è sempre da qualche parte, l'importante è essere anche in quell'altra parte. Se li concentrassimo in una sola regione o in due o tre regioni, ci troveremo con dei periodi di bonaccia anche invernali che ci metterebbero in difficoltà. Sì, anche perché rischiamo poi di ricadere un po' nella stessa mentalità con cui stiamo sfruttando i combustibili fossili, quindi che con i combustibili fossili per certi versi è obbligato, perché sono lì dove sono, dove li abbiamo trovati, nei pozzi sotterranei. Invece la situazione è molto più distribuibile per quanto riguarda il rinnovabile, quindi non ha senso anche da un punto di vista ambientale ma anche sociale riempire il sud di paleoliche, per dire, per tirare dei cavi che li portino al nord. Sarebbe un po' uno sfruttamento diseguale. È molto giusto anche questo, è molto giusto. Ovviamente, come tutte le attività umane, anche le rinnovabili hanno un impatto che è estremamente inferiore a quello delle fonti fossili, un centesimo, un due centesimo, questo è l'ordine di grandezza, ma hanno un piccolo difetto, che facendole a casa nostra le vediamo. E questo in un certo senso è un difetto, in altro senso è un pregio, perché il fatto di aver potuto basare tutto il nostro sviluppo industriale, la nostra ricchezza, diciamo, sul fatto di sfruttare fonti fossili che sono o in Russia o nel sud del mondo, ci ha dato l'errata illusione che l'energia sia gratis, non abbia impatto e fluisca tranquillamente alle nostre prese di casa piuttosto che nei tubi dei fornelli e delle caldaie senza impatto alcuno. Non è vero, quell'impatto c'è, è concentrato localmente in altri paesi ed è soprattutto concentrato in atmosfera, ed è quello che ha generato e continua a generare i cambiamenti climatici che tanto stanno mettendo a repentaglio il nostro benessere futuro, o forse addirittura la sopravvivenza di molte specie, e a forte rischio anche noi. Eh sì, da queste parti i combustibili fossili non li vediamo per due sensi, appunto, come diceva lei: in un senso perché vengono estratti altrove, nell'altro senso perché le emissioni di gas serra sono invisibili, nel senso non le vediamo nell'aria, anche se ce l'abbiamo intorno a noi. E questo, insomma, è un discorso che coinvolge anche un po' la cultura, coinvolge la politica anche, soprattutto, e insomma l'indirizzamento magari anche delle politiche industriali ed economiche, e potremmo aprire forse un discorso veramente ampio per affrontarlo, ma c'è anche un altro lato di affrontare la questione, quello, se vogliamo, più meramente no, perché è centrale, però insomma pratico, ingegneristico, nel senso, fatta tutta questa tara, insomma abbiamo scelto eventualmente tutti i luoghi dove installare delle paleoliche, che siano al nord o al sud, di che cosa dobbiamo tenere conto? Perché forse un pannello fotovoltaico lo mettiamo, certo dobbiamo pensarci un po', ma non ha bisogno forse di questa progettazione complessa. Una paleolica è qualcosa di diverso. Assolutamente sì. Poi c'è anche un aspetto, io non lo chiamo di impatto paesaggistico, ma di percezione di impatto paesaggistico. Mm-hmm. Mi spiego. Impatto è il consumo di risorsa sottraendola a altri usi. Mm-hmm. Quindi, quando uso dell'acqua e ne lo restituisco correttamente al corpo idrico, ho un impatto. Quando occupo, consumo del terreno, ho un impatto. Quando vedo una cosa, non ho un impatto. Può darmi fastidio, ho una percezione di impatto. Ai miei studenti dico: tra una centrale termoelettrica interrata e un impianto eolico di grandi dimensioni e di grande visibilità, chi genera impatto? Genera impatto la centrale termoelettrica, che sta usando una fonte non rinnovabile, che sta emettendo in atmosfera qualcosa che ci sta uccidendo. L'impianto eolico può darmi fastidio, può non piacermi, può abbruttire anche il paesaggio, accetto anche questa espressione,
ma non ha un impatto paesaggistico, ha una percezione paesaggistica, è come noi vediamo il paesaggio, non sta consumando il paesaggio, lo sta cambiando. Chiaro, e quindi qua mi porta nuovamente ad uscire dall'ambito ingegneristico, ma necessariamente se cominceremo a installare questi impianti su larga scala, per forza bisognerà avviare un dialogo con il territorio, perché questa percezione, appunto, anche per come ce l'ha spiegata, ha un suo peso, chiaramente ci può essere, può generare magari un'opposizione molto dura anche all'installazione di questo impianto, e qualcosa che viene posto dall'alto senza dialogo può incontrare molto attrito, quindi anche insomma un approccio diverso, forse comunicativo, ci può essere comodo. Assolutamente. L'ultimo impianto che ci è stato autorizzato in Mugello è stato sottoposto su gentile richiesta della Regione, perché è una richiesta, non è un obbligo di legge oggi. La Regione ci ha chiesto se accettavamo di sottoporci a un'inchiesta pubblica, però l'inchiesta non rende l'idea. Trattasi di un processo partecipativo e di dialogo con la popolazione. Noi abbiamo ovviamente accettato di essere sottoposti, scusate l'espressione, certo, antipatica, sottoposti noi del progetto all'inchiesta pubblica, e di finanziare la stessa, perché finanzia anche gli esperti di controparte in questo caso, cioè metti a disposizione le risorse perché anche le parti contrarie all'impianto possano dotarsi di consulenti esperti a loro sostegno, a sostegno delle loro motivazioni. Quindi abbiamo fatto questa inchiesta pubblica, stiamo parlando, se non vado errato, nell'estate del 2020. L'estate del 2020 ha visto partecipare mediamente 150 persone, non ricordo esattamente, ma direi 8 incontri per 40 ore complessive via webinar. È stata un'esperienza molto tosta, decisamente per noi tecnici è stata decisamente tosta, ma è corretto. So anche che alcune associazioni, che peraltro stimo, quale Lega Ambiente, propongono da tempo che l'inchiesta pubblica sia un obbligo, cioè sia inserito come aspetto istituzionale dell'iter autorizzativo. Chiaro, percorsi che cioè, è molto giusto che l'iter accolga al suo interno il processo di partecipazione popolare. È altrettanto necessario, di fronte all'emergenza climatica che abbiamo davanti, che gli iter siano più semplici. Non si può, da quando si concepisce un progetto a quando lo si vede produrre, metterci 8, 9, 10 anni, che è la media italiana. L'emergenza climatica non ci dà questo tempo. Questo mi dà proprio lo spunto per andare a chiudere questa intervista, ragionando proprio di questo, insomma, del ritmo a cui si sta procedendo, nel senso, stiamo parlando di qualcosa che deve avvenire nel futuro, oppure sta prendendo un po' effettivamente ritmo l'installazione di paleoliche, insomma, in generale all'interno del territorio? Guardi, la media degli ultimi 5 anni, sommando fotovoltaico e eolico, è stata di 2000 megawatt all'anno. Nel 2023, dati ancora provvisori ma abbastanza affidabili, parlano di 6.000 megawatt. Questi 6.000 però sono, se non vado errato, concedimi di sbagliare qualche centinaia, sono 5.600 di fotovoltaiche e 400 di eolico. Quindi siamo mostruosamente distanti da quel 60-40 di cui si diceva prima del corretto mix. A quanto dobbiamo installare? Secondo il PNIEC, cioè il Piano Nazionale Integrato Energia Clima, dobbiamo arrivare almeno a 13.000 megawatt all'anno, quindi a più del doppio di quanto abbiamo fatto l'anno scorso e a più di 6 volte tanto della media degli ultimi 5 anni. Aggiungo, mi permetto di aggiungere, che gli obiettivi europei spingono ancora di più, ma aggiungo, e questa è purtroppo molto molto più importante, che la voce unanima degli scienziati ci dicono che questo non basta, noi dobbiamo arrivare a azzerare emissioni CO2 entro il 2040. Già, esatto. E questo per avere qualche chance di stare tra 1,5 e 2 gradi, che è già un disastro. Quindi, e non solo, non dobbiamo solo fare rinnovabili, noi dobbiamo introdurre una forte sobrietà nei consumi. C'è chi li chiama cambia di stili di vita, chi li cambia decrescita felice, chi li chiama, chiamiamolo come vogliamo. E cominciare a usare l'energia con rispetto e consapevolezza dei suoi impatti, della sua necessità e preziosità,
e dobbiamo fare una marea di efficienza. I nostri edifici sono dei colabrodi energetici, quindi per arrivare a zero, non possiamo arrivare a zero nei tempi che abbiamo, che la crisi climatica ci impone, solo agendo lato generazione. Chiaro. Dobbiamo agire anche lato consumo. Chiaro, questo chiaro. Forse si sente dire meno spesso, ma purtroppo è così. No, no, esatto. Purtroppo, per fortuna. Sì, sì, no, esatto, il tema assolutamente centrale, anzi dovrebbe essere assolutamente il tema, proviamo a raccontarlo qui all'interno di questa trasmissione, ci sarebbe moltissimo da dirci, ma intanto la salutiamo, grazie per il prezioso tempo a nostra disposizione, grazie mille Marco Giusti. Grazie Alessio. E allora, dopo aver fatto questo discorso, insomma, generalizzato a livello nazionale, andiamo a scoprire proprio una realtà creata da E Nostra. Ci spostiamo a Gubbio, andiamo a scoprire che cosa è successo. Siamo a Gubbio, un comune italiano di 30.394 abitanti della provincia di Perugia, in Umbria. In questo territorio collinare e ventilato, E Nostra ha trovato il giusto sito per costruire un impianto eolico. L'impianto eolico Castiglione. Beh, questo diciamo è uno dei temi importanti, quindi quello di riuscire a sviluppare progetti che rispondano ai bisogni dei territori e che determinino impatti sui territori, non solo ovviamente economici, ma con tutto il tema che riguarda la partecipazione e il coinvolgimento e tutti gli indicatori che grazie a questi progetti si vanno a toccare come ricadute come relazioni sociali, attivazione dal basso, partecipazione alla vita politica, perché di fatto è un'azione politica. Quindi ci sono molti temi che possono essere, molti impatti che possono essere generati da un tipo di progetto di questa natura. Sull'impianto è installata una turbina eolica di 999 kW di potenza, con una produzione media attesa di 2,3 gigawatt anno. Castiglione è stato scelto come sito dopo un'accurata ricerca. È stato individuato un terreno agricolo incolto. Il territorio risulta già antropizzato vista la presenza nelle vicinanze di alcune antenne. Prima di procedere, è stata installata per 2 anni una torre sul punto di installazione che ha raccolto i dati sulla ventosità. È stata inoltre verificata la compatibilità del progetto con i criteri stilati da ANEV, Greenpeace e Lega Ambiente. Andiamo allora ad esplorare un po' dal punto di vista più tecnico questa vicenda, questo argomento che vi stiamo raccontando quest'oggi, e quindi ne parliamo con chi se ne è occupato, dalla progettazione fino alla realizzazione, l'ingegnere Gianmarco Papi, benvenuto nella nostra puntata. Grazie e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, allora cominciamo a capire un po' qualcosa di più proprio dal punto di vista un po' tecnico, per capire bene che cosa sono queste pale, queste turbine. Sappiamo che questa, ad esempio, è decisamente alta, si parla di all'incirca di 100 metri, se ho ben capito. Qual è, insomma, il motivo? Forse è una domanda molto scontata, ma perché realizzare, ad esempio, una pala molto grande invece di tante più piccole? Allora, ci sono delle leggi aerodinamiche che un visciorino, ma che portano a dire che più piccole sono le macchine e meno sono efficienti. Quindi a parità di superficie spazzata dal rotore, noi abbiamo dei migliori risultati con macchine più grandi. Chiaro, chiaro. E a proposito invece di questo impianto specifico, c'è chiaramente da considerare, come qualsiasi tipo di opera, anche l'impatto, insomma, ambientale, sia dal punto di vista paesaggistico, sia anche dal punto di vista di, insomma, qual è il luogo che viene scelto e come impatta eventualmente ciò che vi sta attorno, e quindi come mai è stata scelta ad esempio questa zona per installare questa grande pala eolica. Allora, questa pala eolica è contornata da 5 ripetitori tra TV e punti radio. Sono tutti siti quindi che hanno avuto nei decenni, perché si tratta di decenni fa, sono iniziati a spuntare questi tralicci che la gente non percepiva come un impatto visuale importante.
Noi siamo contornati da migliaia di ripetitori in tutte le frequenze, anche abbastanza delicate per il nostro corpo umano, per la trasmissione dati dei nostri telefonini. Eppure non viene trasmesso l'impatto visuale che questi, oltre all'impatto proprio sanitario che queste trasmissioni e questi tralicci hanno. Quindi è proprio una questione, secondo me, culturale, perché molti di noi sono abituati a pensare che i telefonini, le televisioni sono necessarie, mentre la produzione di energia elettrica è vista come qualcosa di lontano, di spersonalizzato, che non ci riguarda. Le rinnovabili invece hanno il difetto di non essere programmabili, ma hanno il grande pregio di poter scendere a livello di territorio e avere, come nel caso della turbina di Castiglione, anche una ricaduta sulla popolazione stessa. Chiaro, chiaro. E visto che appunto stiamo parlando di tutto questo nell'ambito del ragionamento sulla transizione energetica, che è qualcosa che ci riguarda in questo momento, qualcosa sulla quale anzi dobbiamo accelerare assolutamente man mano che ne parliamo, però chiaramente siamo anche proiettati insomma verso il futuro, tanto più se parliamo di un impianto che è appena entrato in funzione da poco, insomma. E quindi qual è lo sguardo verso il futuro rispetto a questo impianto, giusto per avere uno sguardo generale, quindi per quanto tempo si prevede che possa essere in funzione e anche magari a livello di manutenzione, quanto lavoro richiede, quanta attenzione richiede nel quotidiano? È un po' complicato da spiegare. Tenete conto che queste macchine sono monitorate H24 da un centro di controllo. Quindi, le faccio un esempio. Ieri avevamo una bella ventosità sul sito, sui due siti di Gubbio, e su una di queste due macchine avevamo delle temperature alte di un componente. Io questo lo vedevo dal mio telefonino, come lo vedeva il centro di controllo, e è logico che si sono attuate delle azioni per mitigare questo problema, perché era derivato dal fatto che nelle 24 ore questa macchina ha funzionato quasi sempre alla massima potenza, e quindi è logico che le temperature in questi casi possono crescere. Ma questo per dirvi cosa? Che le macchine, anche seppur stiamo parlando di macchine da 100 metri, sono macchine che per gli standard dell'eolico sono macchine piccole, sono macchine uniche, quindi non sono un parco eolico, è una macchina sola. Ma la tecnologia è tale ormai che noi possiamo avere un centro di controllo che sta in Olanda in questo caso, ma che controlla la nostra macchina insieme ad altre centinaia, per far sì che queste macchine funzionino sempre al meglio. Lei si immagini, per ritornare al discorso della domanda iniziale, una miriade di piccole macchine che devono affrontare gli stessi problemi, non sarebbe sostenibile. Quindi è proprio una questione anche di economia e di scala. Per rispondere alla fine alla domanda, una macchina mantenuta come stiamo facendo può durare tranquillamente 25 anni. Quindi è un'installazione che per 25 anni garantisce l'energia per all'incirca 900 famiglie. Chiaro, chiaro, questo ci rende tutto effettivamente un po' più chiaro rispetto a tutta questa vicenda. Immagino che ci sarebbero una miriade di dettagli e di aspetti da considerare, ma forse entriamo quasi più nell'ambito dello studio universitario della questione, quindi forse non è il caso di addentrarci oltre. Allora, per ora la ringraziamo molto, grazie davvero. Grazie a lei, grazie agli spettatori.
Allora, per andare a raccontare un po' l'impatto che può portare un impianto piuttosto imponente e per farcelo raccontare raggiungiamo un dipendente di Enostra ma che è anche abitante del posto, Federico Bufalini. Ciao, benvenuto nella nostra trasmissione. Ciao Alessio, grazie per l'invito. Allora, raccontiamo quindi insomma un po', usciamo dal lato tecnico, raccontiamo un po' il lato umano, ecco, anche di tutta la vicenda. Adesso che appunto è stata realizzata, anzi è in funzione, immagino anche che la si veda, quindi se c'era questa preoccupazione, quantomeno questo concetto che era stato sollevato rispetto alla sua visibilità, e quindi adesso che questa turbina c'è e si vede, ti sembra insomma che sia un oggetto quantomeno individuato, chiacchierato, e che sia, ma ci sia un qualche ragionamento in corso rispetto alle energie rinnovabili che magari prima non ci sarebbe stato? Insomma, quale impatto ha avuto anche da questo punto di vista la turbina? A lavori ultimati posso garantirti che l'impatto sul paesaggio è limitato. Perché? Innanzitutto c'è da dire che la turbina è stata installata in una, diciamo, su un territorio collinare che si trova davanti a Gubbio, ma davanti inteso dall'altra parte della valle, quindi sulle colline che guardano, è vero, verso la città di Gubbio, però comunque sono molto lontane, perché in linea d'aria saranno 10 chilometri, comunque una ventina di minuti in macchina ci vogliono per arrivare, e guardando dalle zone con la popolazione, diciamo, più densamente popolate del comune di Gubbio, guardando verso la turbina non si vede in maniera estremamente definita, quindi anche l'impatto sulla vista non è così drammatico, diciamo. È vero che è una cosa, che un oggetto che prima non c'era, adesso c'è, quindi se ci poni l'occhio ovviamente lo vedi, però non è così impattante come si pensava magari all'inizio. E ti posso dire anche che dal punto di vista dell'impatto acustico sonoro, anche quello è un problema che non si pone se si sta a una debita distanza, perché non si sente minimamente, anche quando la pala è in funzione a velocità di rotazione elevate. E, cioè, io ogni tanto mi capita di confrontarmi con delle persone qui in giro per la città parlando, e proprio apposta vado a chiedere cosa ne pensano di questa nuova turbina eolica che è stata installata a Gubbio, e la reazione è sorprendente, perché la maggior parte delle persone mi dice: di quale turbina stai parlando? Cioè, noi non ci siamo accorti che c'è questa turbina, quindi, cioè, se non glielo dici, ma veramente capita molto più spesso di quello che anch'io credevo, e quindi questo è la dice lunga sul fatto dell'impatto paesaggistico che questa turbina ha avuto. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, proprio un'altra testimonianza, ma molto brevemente. Mi è capitato di seguire le fasi di installazione della turbina, essendo io qui del posto ho seguito un po' le fasi logistiche, e ho parlato anche con le persone, gli allevatori di bestiame che hanno i pascoli, i terreni proprio sotto la turbina, e infatti proprio a queste persone era rivolta più l'attenzione per cercare di capire che impatto potesse avere una struttura di quel genere, insomma, sui loro affari, sul loro ambiente, eccetera. E la risposta anche in quel caso è stata positiva, perché comunque si sono dimostrati curiosi, comunque attenti alle novità, e a favore, devo dire. Non ha mosso alcun tipo di obiezione, erano molto contenti. Questo proprio ci tenevo a dirlo, perché è una testimonianza un po' particolare, che magari uno pensa sempre al dibattito politico, però insomma anche pensando alle persone, insomma, che poi ci vivono, ecco. Esatto, sì, e poi ti fa sempre notare quanto sia sfumata la situazione, non è poi così facile individuare proprio in blocchi definiti una posizione o l'altra. Vorrei capire se c'è anche qualcosa che va al di là della semplice energia rinnovabile, ma anche in generale la sensazione che si stia facendo qualcosa magari un po' di nuovo, di diverso per una città del genere, che conosciamo moltissimo dal punto di vista turistico, forse la lasciamo un po' ai margini anche come visione dal resto dell'Italia per quanto riguarda le altre attività. Sì, allora, ti posso dire che allora, una volta che la popolazione ha preso coscienza di questo progetto, è stata letteralmente, posso dire, perdonatemi il gioco di parole, ma una ventata di aria fresca, perché, diciamo,
La nostra comunità è abbastanza isolata sia a livello geografico ma anche culturalmente in certi casi, quindi portare un'innovazione, una tecnologia nuova che comunque rappresenta non tanto il futuro ma proprio il presente del mondo è stata sicuramente una cosa positiva e anche dalle testimonianze che ho potuto raccogliere qui in zona è stata accolta molto favorevolmente e vorrebbero appunto tante persone partecipare ai progetti. E chiudo dicendo proprio un'ultima riflessione che mi è venuta spontanea. Qui a Gubbio è un territorio dove nel territorio comunale sono installate, cioè sono attive da diversi anni due cementerie, quindi sono degli impianti che da decenni comunque bruciano carbone e più recentemente anche immondizia, rifiuti, quindi diciamo non proprio particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale. Quindi aver portato questo segnale, ma anche proprio la turbina eolica, la produzione di energia pulita, è un segnale importante dei tempi che corrono anche in un posto che può sembrare un po' retrogrado, forse, passatemi il termine, come Gubbio. Chiaro, chiaro, assolutamente. Grazie davvero allora per questa testimonianza, per questo racconto. Chissà che questo non possa essere l'inizio, insomma, di un nuovo sguardo anche verso la provincia rispetto a questo tipo di tecnologie. Grazie davvero, Federico. Alessio, grazie a te e grazie a tutti. Arrivederci. Grazie davvero, allora, per questa serata è tutto. Noi ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata.